Fernando, io sono uno dei ritrattamenti del loro presidente e mi chiamo Marcella Crero e sono stata anche una vecchia professoressa di quel Matteo Remiz che adesso ha parlato e quindi è doppiamente piacevole per me essere qui questa sera con voi a Portacomaro perché io ho insegnato per 7 anni della mia vita, sono stati 7 anni bellissimi. Quindi lo dico al sindaco che ringrazio per averci invitato perché questa sera è proprio speciale per molti motivi in me. Particolarmente perché mi rivedo giovane nella scuola di Portacomaro Alta, scuola media, poi sono passati tanti anni che sono diventati famosi, bravissimi, dei maestri. Quindi ringrazio il sindaco, ringrazio il presidente Andrea Ortega della banda, ringrazio i maestri che l'hanno preparata, come il dottor Luzza e Sara Malandrone. E come dicevano quelli che mi hanno preceduto, noi abbiamo iniziato questa seconda felicissima collaborazione, siamo molto felici perché stiamo sperimentando musiche molto interessanti. Il coro polifonico Stense è stato fondato nel 96 da un gruppo di amici, siamo circa una quarantina, non si è specializzato in un repertorio unico, ma spazia dal barocco al contemporaneo. In particolare, grazie appunto alla collaborazione con i signori maestri della banda, ultimamente stiamo frequentando musiche contemporanee, quindi più fresche, più interessanti, che anche per noi presentano tratti di notevole novità.